chi ha potuto massacrare Ghislaine Marshall? Omar Raddad, per Bacco, il suo giardiniere e uomo tuttofare, ed è la defunta signora Marshall stessa che l'ha incriminato con il suo famoso messaggio di sangue: Omar mi ha uccidere, iscritto a grandi lettere con il proprio sangue su una porta bianca. Osserva bene che ucciso è scritto all'infinito, uno stupido errore di grammatica che non si aspetta affatto di vedere in una signora così istruita come la signora Marshall. Questo flagrante errore grammaticale non è tuttavia così assurdo, visto il fatto stesso che la vittima lo ha scritto mentre si dissanguava. Non sarebbe stato più logico per la signora Marshall cercare di ottenere un'assistenza medica di emergenza, invece di sprecare il poco di forze che le rimasero per scrivere sulla porta? Aspetta, immergo il mio dito nelle ferite, come se si trattasse di una piuma e di un calamaio, e scrivo sulla porta l'identità del mio aggressore. Solo successivamente andrò a telefonare l'ambulanza. Vedi tutta l'assurdità della scena? Omar Raddad è stato tuttavia condannato per omicidio a una pena di 18 anni sulla base di queste prove ridicole. E benché abbia potuto beneficiare di una grazia presidenziale ed è stato rimesso in libertà, è ancora considerato come colpevole agli occhi della giustizia francese. Il povero giardiniere ha tuttavia sempre affermato forte e chiaro la sua innocenza, ma le sue urla sono cadute nel vuoto purtroppo, e il caso Omar Raddad rimane un vero e proprio enigma criminale, visto che il o gli assassini della signora Marshall sono ancora in libertà e persino non hanno mai potuto essere identificati. Il caso di Omar Raddad non è l'unico che esiste, e mentre ti parliamo ci sono ancora delle miriadi di casi criminali misteriosi che non hanno mai potuto essere risolti. Allora mettiti bello comodo e abbassa tutte le luci, perché il seguito promette di essere pieno di suspense e colpi di scena. Non dimenticare di cliccare qui per iscriverti se ti piace questo video e attivare tutte le notifiche per non perdere nessuno dei nostri prossimi video. Dai, si comincia! Omicidio di Jimmy Rice. Juan Carlos Chavez è una di queste anime demoniache che hanno rivestito una busta carnale e che approfittano del loro soggiorno sulla Terra per seminare il caos e la desolazione laddove passano. Questo essere ignobile era emigrato nel 1991 dalla sua Cuba natale, attraversando l'oceano e le sue onde su una zattera di fortuna, fino ad accostare finalmente in Florida, l'Eldorado, così tanto ambito. Chavez si pagò un caro van malandato, al volante del quale percorreva le strade dello Stato alla ricerca di lavoro stagionale o di lavoretti da privati. Per lui era anche l'occasione di individuare le sue future vittime, perché questo personaggio cattivo era molto più stimolato per il denaro facile che poteva procurargli una rapina o un furto con scasso. Ma la vera natura di Chavez era molto più oscura e mefistotelica di così, e non tardò peraltro a rivelarsi in tutta la sua abominazione. L'11 settembre 1995, infatti, Chavez rapì un bambino di 10 anni di nome Jimmy Rice, poi lo portò nel suo maledetto caravan, gli praticò degli abusi, prima di ucciderlo infine freddamente e fare a pezzi il suo corpo. L'assassino finirà per essere arrestato dalla polizia e condannato a morte, una sentenza che sarà infine applicata nel 2014 per iniezione letale nella prigione di Stato della Florida. La scomparsa di Emanuela Orlandi. Nessun luogo sulla Terra è al riparo dal male e puoi incrociare dei criminali anche laddove te lo aspetteresti meno. In Vaticano, per esempio, la città papale è lo stato più piccolo del mondo, con una popolazione che non supera affatto gli 825 abitanti, quest'oasi di pace e santuario per tutti i cristiani del mondo conosce la sua parte di crimini spregevoli, come il rapimento della piccola Emanuela Orlandi il 22 giugno 1983. La giovane adolescente, che aveva 15 anni al momento dei fatti, era infatti scomparsa misteriosamente mentre tornava a casa dopo una lezione di musica. Ma nonostante tutti i tentativi di ricerca e le indagini congiunte delle polizie di Vaticano e Italia, nessuna pista seria è emersa e non si è mai potuto ritrovare la povera ragazza rapita. Il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi è quindi considerato ad oggi come il mistero irrisolto più famoso d'Italia. Scomparse di Paul e Sara Schiba e di Lorenzo Chivers. Le scomparse misteriose di Paul e Sara Schiba, così come quello di Lorenzo Chivers, fa parte di questi casi criminali irrisolvibili che avrebbero potuto dar filo da torcere persino a Sherlock Holmes. I fatti risalgono al 7 febbraio 1999 a Westminster, nel Colorado, Stati Uniti. Paul Carroll Schiba è il proprietario di una piccola azienda di traslochi e quel giorno decise di portare con sé sua figlia di 10 anni per mostrarle il lavoro. Paul era anche accompagnato dal suo impiegato Lorenzo Chivers, il quale doveva aiutarlo ad effettuare il trasloco di un privato. Tutti e tre sono stati visti per l'ultima volta nella piccola città di Morrison la sera stessa e poi si sono perse le loro tracce per sempre. Dei sospetti hanno pesato per un po' sulla fidanzata di Paul, ma quest'ultima fu velocemente scagionata per mancanza di prove tangibili. E se si crede a quest'ultima, sarebbero dei trafficanti ad essere dietro a questo crimine ignobile, perché volevano vendicarsi di Paul per aver fatto rimorchiare i loro veicoli che erano parcheggiati illegalmente sul suo terreno. Comunque sia, questo caso non è tuttavia risolto e non lo sarà forse mai, visto che non si è nemmeno ritrovato i corpi delle sue vittime, cosa che rende l'ipotesi di un omicidio non completamente probabile. Jacopo Greenberg.
Alcuni misteri sono tosti e la scomparsa del dottor Jacobo Grynger ne fa sicuramente parte. Forse non lo conosci, visto che questo caso risale comunque al 1994 e non eri probabilmente nemmeno ancora nato. Ma il dottor Jacobo era un neurofisiologo e uno psicologo messicano estremamente famoso, il quale aveva al suo attivo più di 50 libri di fama mondiale. Tuttavia, la reputazione e la credibilità del dottor Jacobo erano sensibilmente diminuite quando quest'ultimo iniziò ad interessarsi a fenomeni sovrannaturali come la stregoneria e lo sciamanismo, utilizzando al contempo il metodo scientifico per studiarli. Eppure le sue ricerche sono state ampiamente eseguite in Messico e negli Stati Uniti specialmente, e il dottor Jacobo contava molti partigiani in tutto il mondo, i quali adulavano letteralmente le sue ricerche, perlomeno non convenzionali. Ma nel 1994 il dottor Jacobo scomparve misteriosamente, senza lasciare nessuna traccia, facendo nascere le teorie più folli all'interno dell'ambiente complottista. Infatti alcuni assicurano che sarebbe la CIA ad aver rapito lo scienziato e ad averlo portato negli Stati Uniti, in modo che potesse lavorare per conto proprio riguardo argomenti di spionaggio e altri progetti occulti. Altri pensano invece che il dottor Jacobo sarebbe sprofondato nella follia e sarebbe stato internato in un ospedale psichiatrico da qualche parte in Messico o in America Latina. Trevelyan Evans. Ci sono dei casi criminali che persino il caro Poirot non saprebbe risolvere, come ad esempio la misteriosa scomparsa di Trevelyan Evans nel 1990. Il contesto si presta peraltro bene, come i favolosi romanzi di Agatha Christie, visto che questa signora anziana di 53 anni è letteralmente scomparsa senza lasciare tracce dal suo negozio di oggetti di antiquariato a Llangollen, nel Galles. I fatti risalgono a sabato 16 giugno 1990. Trevelyan Evans, sempre così puntuale, aveva aperto il suo negozio Attic Antiques su Church Street alle 9:30 precise. La giornata era molto soleggiata e alle 12:40 la signora Evans decise di andare a fare un giretto fuori, badando bene al contempo di appendere un bigliettino sulla sua vetrina dicendo che sarebbe stata di ritorno in 2 minuti. Purtroppo la signora anziana non tornerà mai, perché l'ultimo avvistamento confermato di Trevelyan era vicino casa sua su Market Street, intorno alle 14:30. Delle operazioni ultramassicce di ricerche sono state organizzate dalle autorità gallesi, che furono anche assistite da centinaia di volontari attraverso tutta la regione, ma i loro sforzi furono condotti invano, perché non si poté trovare nessuna traccia della sfortunata scomparsa. In assenza del corpo della vittima, Trevelyan Evans è quindi ancora data per scomparsa, benché la probabilità che sia ancora viva è molto molto debole, 32 anni dopo la sua enigmatica volatilizzazione. Thomas Gibson. Il caso della misteriosa scomparsa del piccolo Thomas Gibson è qui per ricordarci che in materia di crimini spregevoli non si è ancora riusciti a toccare il fondo. Questa squallida storia risale al 18 marzo 1991 nel domicilio della famiglia Gibson ad Azalea in Oregon. Quella mattina Larry Gibson, il padre del piccolo Tommy di 2 anni e mezzo, era andato a fare il suo jogging mattutino, lasciando alla sorella del bambino la cura di sorvegliarlo in sua assenza. Ma al suo ritorno il bambino era misteriosamente scomparso, esattamente come se si fosse volatilizzato nell'aria. Larry, che era lo sceriffo della contea, organizzò delle ricerche, tuttavia nonostante gli sforzi forniti in questo senso non si trovò nessuna traccia del bambino. Molto presto i sospetti pesarono su Larry, perché quest'ultimo agiva in modo piuttosto sospetto durante la perquisizione, senza dimenticare le accuse della propria figlia, la quale testimoniò di averlo visto picchiare il suo fratellino. Ma senza prove tangibili e soprattutto senza la presenza del corpo della vittima, scontò solo una pena leggera. L'ex sceriffo ha sempre tuttavia sostenuto la sua innocenza e ha persino creato una pagina internet per aiutarlo a ricercare suo figlio scomparso. Prima di continuare, sai qual era l'antico nome del regno di Thailandia? A. Zanzibar, B. Myanmar, C. Siam. La risposta esatta ti verrà data prima della fine di questo video. Proseguiamo. Azaria Chamberlain. Non c'è niente di peggio in questo mondo che un innocente condannato a torto da una giustizia sorda e cieca, soprattutto quando ti accusa di aver ucciso i tuoi figli. E infatti la storia molto triste della scomparsa della piccola Azaria Chamberlain in Australia il 17 agosto 1980. Quel giorno i genitori di Azaria, Lindy e Michael Chamberlain, avevano portato la loro figlia a fare campeggio nella regione di Uluru, nel territorio del nord. Lindy aveva fatto dormire il suo bebè nella tenda e se n'era andata a raggiungere il resto del gruppo di campeggiatori intorno al fuoco. Ma all'improvviso sentì in lontananza il pianto di sua figlia, cosa che la fece precipitare nella tenda per uscirne completamente terrificata e in preda a una crisi isterica, urlando che un dingo avesse preso la sua neonata. Le ricerche per trovare il bebè iniziarono fin dall'alba e nonostante l'abilità leggendaria degli inseguitori australiani non si trovò nessuna traccia della povera bambina. Solo dopo una settimana si scoprì la tuta della bambina, ma era decisamente troppo tardi per dire che fosse ancora viva e si smisero allora le ricerche. Ma il calvario dei genitori di Azaria
tuttavia era solo iniziato, perché oltre al lutto insuperabile della perdita del loro piccolo bebè, dovettero far fronte a una giustizia vendicativa che non lasciò loro nessuna possibilità. Infatti Lindy venne accusata di aver tolto la vita alla propria figlia perché i magistrati non volevano credere alla sua storia del dingo. Allora fu condannata ai lavori forzati a vita nel 1982, mentre suo marito scontò una pena di 18 mesi con la condizionale per complicità di omicidio. La coppia sfortunata avrà pure proclamato la propria innocenza, ma la spada pesante della giustizia si era abbattuta su di loro, non lasciando nessuna possibilità di poter discolparsi. Ma nel 1986 un turista britannico in escursione sul sito dell'Uluru trovò la maglietta che indossava la piccola Azaria il giorno della sua scomparsa. Questa scoperta consentì così di rilanciare il caso e il processo, conducendo infine alla liberazione di Lindy e alla sua riabilitazione totale. Infatti, si avevano le prove concrete che era stato un cane selvatico ad aver ucciso sua figlia e che fosse stata accusata e imprigionata a torto, semplicemente a causa dell'incompetenza e della malafede dei magistrati. Theo Heitz. Theo Heitz era un giovane belga di 18 anni che è misteriosamente scomparso senza lasciare tracce il 31 maggio 2019, mentre era in vacanza in Australia. Theo era stato visto per l'ultima volta mentre usciva dal bar Chikimanke a Byron Bay, una piccola città turistica molto apprezzata dai surfisti e che ha la particolarità di essere la città più a est del continente australiano. Secondo Google, l'ultima localizzazione del suo telefono era stata situata vicino a Cap Byron, un luogo estremamente pericoloso e pieno di dirupi ripidi. Gli inquirenti hanno allora emesso l'ipotesi che Theo sarebbe scivolato e caduto nell'oceano, cosa che non gli lasciava praticamente nessuna possibilità di essere ancora in vita. Le autorità conclusero quindi l'indagine affermando che il suo cadavere è stato probabilmente trasportato dalle forti maree o che sarebbe stato divorato da uno squalo, ma infine nessuna prova inconfutabile sostiene queste affermazioni e la famiglia del povero sfortunato non ha ad oggi perso la speranza di rivederlo un giorno. Madeleine McCann. La scomparsa di Madeleine McCann è un caso che avrà fatto versare molto inchiostro, diventando persino, per forza di cose, il caso di persone scomparse più mediatizzato della nostra epoca. I fatti risalgono al 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una piccola città turistica molto carina del sud del Portogallo. La famiglia McCann alloggiava in un bel appartamento in affitto e le loro vacanze si annunciavano molto piacevoli. Ma quella sera del 3 maggio l'inferno si sarebbe scatenato su questa povera famiglia britannica perché la loro figlia di 3 anni, Madeleine Beth, scomparve misteriosamente senza lasciare traccia. Infatti, mentre i genitori avevano messo a letto i figli ed erano usciti a cenare fuori, la bambina si evaporò letteralmente per aria, mentre i suoi fratelli e sorelle dormivano ancora ai loro posti. Allora si mosse cielo e terra per ritrovare la bambina, ma tutto fu invano, e l'indagine segnava talmente il passo che la polizia arrivò persino a sospettare i propri genitori di averla fatta scomparire. La povera coppia allora ha dovuto subire una vera e propria ondata di critiche acerbe e di accuse infamanti da parte dei media, in particolare dai tabloid britannici che non usavano mezzi termini e non risparmiavano affatto la pena di questi infelici. Infine, i genitori della piccola Madeleine sono stati discolpati, ma la povera piccola bambina è ancora data per scomparsa e nessuno sa cosa le sia successo in quella fatidica sera del 3 maggio 2007. John Bennett Ramsey. John Bennett Patricia Ramsey era una giovane americana di 6 anni che fu ritrovata assassinata il 26 dicembre 1996 nella sua casa familiare a Boulder, in Colorado. Questo omicidio orribile aveva altamente scosso l'America, tanto più che la povera vittima era una mini miss molto famosa, ma la moltitudine di incoerenze e la mancanza flagrante di prove legate a questo caso hanno fatto in modo che l'indagine non abbia mai potuto concludersi. Quindi nessuno sa chi ha potuto uccidere quest'anima innocente quel giorno, nemmeno per quale ragione si è voluto commettere questo crimine ignobile. Morgan Nick. Morgan Nick era una piccola americana di 6 anni che fu rapita il 9 giugno 1995 nel corso di una partita di baseball ad Alma, nell'Arkansas. La piccola bambina era stata vista per l'ultima volta alle 22:45 quella sera mentre stava vicino all'auto parcheggiata di sua madre e stava parlando con un estraneo dall'aspetto minaccioso. Tutto lo stato dell'Arkansas fu perquisito da cima a fondo alla ricerca della bambina, ma non si trovò da nessuna parte e l'indagine fu chiusa per mancanza di piste o prove concrete. Ma grazie alla determinazione di sua mamma, l'indagine è stata di nuovo riaperta nel 2002 e gli inquirenti studiano ancora al giorno d'oggi nuove piste che potrebbero forse rivelarsi determinanti. Mr. Cruel.
Mr. Cruel non è il nuovo supercattivo della Marvel, ma è piuttosto un vero e proprio criminale in carne ed ossa che ha accumulato i peggiori crimini, senza mai vedersi impensierito dalla giustizia. I suoi misfatti sono stati commessi tra il 1980 e il 1991 in Australia, in cui ha svaligiato più case abitate e ha stuprato i loro proprietari. Mr. Cruel è anche l'attore di almeno un omicidio, così come di violenze sessuali verso minori. Ricercato attivamente dalla polizia dal 1987, Mr. Cruel corre ancora e non ha nemmeno mai potuto essere identificato da vicino o da lontano. Tra l'altro, ad oggi è rappresentato con un passamontagna nero sull'identikit della polizia australiana. Relisha Rudd. Relisha Tenau Rudd è una piccola afroamericana di 8 anni che è misteriosamente scomparsa a Washington nel febbraio 2014 e ad oggi non è stata ancora ritrovata. L'ultima volta che è stata vista era in compagnia di un ex criminale con il quale aveva fatto amicizia. Sorprendentemente, ci saranno voluti più di 30 giorni prima che si avvisasse la polizia della sua scomparsa e, tenendo conto delle sue origini marginali, il suo caso non è stato mediatizzato come si deve e l'indagine non è mai avanzata di una sola virgola. Trevor Dealey. Trevor Dealey è un giovane irlandese di 22 anni che è scomparso senza lasciare tracce a Dublino l'8 dicembre 2000. L'ultimo avvistamento conosciuto del ragazzo è stato fatto da una telecamera di sicurezza della banca in cui lavorava e dove si era recato per cercare il suo ombrello. In queste immagini possiamo anche discernere un personaggio dai vestiti scuri che sembrava spiare Trevor e molto probabilmente è dietro la sua scomparsa. Ma nonostante gli appelli della popolazione e l'indagine di polizia, l'identità di questo misterioso personaggio non ha mai potuto essere stabilita e il destino del povero Trevor non ha mai potuto essere determinato con certezza. Chan In-yam. E per finire, ecco uno dei casi criminali più enigmatici del continente asiatico e che ad oggi non è stato ancora risolto, nonostante i mezzi titanici dispiegati. Chan In-yam era una giovane studentessa di 15 anni, deceduta il 19 settembre 2019 durante delle manifestazioni ad Hong Kong, che erano state rigorosamente represse dalle autorità. Il 22 settembre 2019 si ritrovò il cadavere nudo della ragazza galleggiante nel mare vicino a Yau Tong, a Hong Kong. L'autopsia praticata sul suo corpo non è stata concludente, cosa che esclude al contempo la tesi dell'omicidio e quella del suicidio, ma per i manifestanti hongkongesi questo sarebbe solo un tentativo di dissimulare l'omicidio di Chan perpetrato dalla polizia a margine delle manifestazioni. Ora dici cosa ne pensi di questi misteri irrisolti, e per il quiz del giorno la risposta è la C, il Siam è infatti l'antico nome del regno di Thailandia. Spero siete stati numerosi a indovinare la risposta esatta. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano.